Turisti spagnoli si perdono sul monte di Portofino di notte, sono stati raggiunti poco dopo le 2 del mattino e portati a Santa Margherita Ligure con una motobarca dei vigili del fuoco. Inseguiti e arrestati due svedesi, gli scandinavi lungo l'Aurelia a cavi in sella ad un motociclo non si sono fermati all'alta imposta dai militari, dandosi alla fuga lungo le vie di Lavagna e Sesto Levante. Il Sesto Levante passa il turno nei preliminari di Coppa Italia di Serie D. I corsari ieri hanno superato 1-0 Ligona. Domenica prossima i rossoblu giocheranno in trasferta contro il Real Forte Querceta. Buonasera dal TG Tiguglia, apriamo questa edizione del nostro telegiornale con gli 8 turisti spagnoli che si sono persi nella notte tra sabato e domenica sul monte di Portofino, sono stati soccorsi dai vigili del fuoco. È stata una lunga notte quella tra sabato e domenica per 8 giovani spagnoli che sono stati raggiunti poco dopo le 2 del mattino e portati a Santa Margherita Ligure con una motobarca dei vigili del fuoco. I giovani sabato sera si erano persi su un sentiero del monte di Portofino, rimanendo intrappolati sugli scogli vicino a Cala dell'Oro. I turisti, tra i quali 2 minorenni, erano tutti in buone condizioni fisiche, ma durante l'escursione, dopo aver percorso alcuni sentieri impervi, erano stati sorpresi dal primo buio e sono rimasti bloccati in una zona particolarmente difficile da raggiungere. Sul posto la squadra di rapallo che è intervenuta assieme al soccorso alpino e che ha raggiunto i giovani nella notte. Gli spagnoli sono stati poi calati sugli scogli di Cala dell'Oro, dove un gommone dei sommozzatori ha fatto da spola con la motobarca per poterli far salire a bordo. Andiamo a Recco perché un giovane di circa 20 anni di origine ucraina ha tentato di annegare il figlio di 8 anni della compagna. È successo ieri sera intorno alle 20 a Recco. Il bambino è stato soccorso e salvato da un bagnino. Ora si trova ricoverato all'ospedale Gaslini di Genova ed è in buone condizioni. L'ucraino invece è stato arrestato dai carabinieri. L'accusa al momento è quella di maltrattamenti. I carabinieri della compagnia di Sestri Levante hanno riferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza un 52enne del posto, poiché sorpreso a condurre la propria autovettura con un tasso alcolemico accertato mediante etilometro pari a 1,95 grammi su litro. La patente di guida e il mezzo sono state ritirate e la macchina è stata anche sottoposta a fermo amministrativo. Non si fermano ad un controllo, ad un posto di blocco, sono stati inseguiti e arrestati due svedesi. La scorsa notte, dopo un lungo inseguimento, i carabinieri delle compagnie di Sestri Levante e Chiavari hanno arrestato un 22enne di nazionalità svedese, ma residente a Sestri Levante, e un suo connazionale, nonché coetaneo, che vive a Stoccolma, per i reati di resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. I due scandinavi, lungo l'Aurelia a cavi, in sella a un motociclo, non si sono fermati all'alta imposto dai militari, dandosi alla fuga lungo le vie di Lavagna prima e Sesto Levante poi. I due giovani sono stati poi bloccati in corso Buenos Aires a Lavagna. Qui il passeggero si è scagliato contro i carabinieri, colpendoli con calci e pugni, mentre il conducente si è rimesso in sella al motociclo, riprendendo la marcia e urtando non solo le due vetture dei carabinieri, ma anche una Mercedes parcheggiata nelle vicinanze. Riuscito a dileguarsi, il 22enne è stato però rintracciato presso la propria abitazione e arrestato insieme all'amico. Il conducente è risultato in stato di ebbrezza con tasso alcolemico pari a 0,94 grammi su litro, nonché positivo ai cannabinoidi. Mentre un 42enne che vive a Levi, sottoposto all'obbligo di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie, è stato tratto in arresto e sottoposto ai domiciliari presso la propria abitazione, in esecuzione di una misura cautelare messa nei suoi confronti a seguito delle reiterate violazioni agli obblighi impostigli, puntualmente documentate e refertate all'autorità giudiziaria dai carabinieri di Rapallo. Vanno a fare snorkeling e non rientrano scattati ieri i soccorsi a Sesto Levante nella frazione di Riva Trigoso, ma fortunatamente è stato un falso allarme. Attorno alle 11.30 di ieri mattina il compagno e il nipote erano partiti per fare snorkeling a Sesto Levante nel mare della frazione di Riva Trigoso, ma alle 17 non avevano ancora fatto ritorno in spiaggia.
Così una donna ha richiesto l'intervento della Capitaneria di Porto, giunta sul posto con un gommone e una motovedetta, per avviare un piano di ricerche che si è rivelato fortunatamente non necessario perché l'allarme è rientrato dopo pochi minuti, quando i due bagnanti sono tornati normalmente a nuoto in spiaggia. L'episodio però spinge la Capitaneria a ricordare l'importanza di non avventurarsi in mare senza essere opportunatamente vigilato o comunque in contatto con i propri familiari o amici, al fine, dicono ancora, di attivare immediatamente i soccorsi in eventuali situazioni di emergenza. I carabinieri della compagnia di Sesto di Levante dalla stazione di Lavagna hanno tratto in arresto a Lavagna un albanese di 27 anni mentre a bordo del proprio motociclo cedeva alcuni grammi di cocaina ad un 33enne di Chiavari, segnalato alla prefettura quale assuntore. L'arrestato, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 550 euro provento dell'illecita attività sequestrati insieme alla droga. Andiamo adesso a Sestri, dove il comune riqualifica casette rosse nel quartiere della Lavagnina. Il comune di Sestri Levante opera e annuncia interventi di riqualificazione presso le casette rosse nel quartiere della Lavagnina. Ai primi di agosto si è dato avvio ad una riqualificazione per un costo complessivo di 845.000 euro, con finanziamento regionale di 408.000 euro. Il comune ha previsto la realizzazione di 3 alloggi di edilizia residenziale sociale nel vecchio fabbricato rurale ed un quarto appartamento e un centro di aggregazione nell'ex fienile. Gli alloggi si estenderanno per 50 metri quadrati ciascuno, il centro di aggregazione per 45. I lavori hanno una durata prevista di 400 giorni. Da lunedì prossimo, 28 agosto, verrà chiuso l'accesso al centro giovani delle casette rosse, in modo da consentire un più rapido e sicuro svolgimento dei lavori. Contemporaneamente si realizzerà anche il rifacimento del marciapiede sul lato sinistro di via Tino Paggi per 90.000 euro e sarà fatto un nuovo tratto di collegamento con le piste ciclabili esistenti, dirette al capoluogo Sestri e alla frazione di Riva per 115.000 euro. Concludiamo con il calcio, con una rete siglata ad inizio ripresa, il Sesto Levante sconfigge il Ligona per 1-0 e accede al primo turno di Coppa Italia di Serie D, dove domenica prossima affronterà in trasferta il Real Forte Querceta. Partita avara di emozioni quella giocata nel tardo pomeriggio di ieri al Sivori, la prima occasione capita ai corsari con Solinas che all'11° calcia a lato di poco dalla tre quarti, al 13° reazione degli ospiti, traversone dalla destra di Zunino e tiro in girata di Panepinto in rete, ma l'arbitro su segnalazione del guardalinee non convalida il gol. Al 39° altra azione per il Ligona, calcio di posizione di Panepinto, colpo di testa di Gallotti, respinta dal portiere del Sesto Levante Adornato e palla ribadita in rete dal difensore bianco-blu, ma l'assistente del direttore di gara nel frattempo aveva già alzato la bandierina. Nella ripresa al 7° la rete della vittoria per il Sestri, che porta la firma di Raso, abile da distanza ravvicinata ad approfittare di un pasticcio difensivo del Ligona. La partita di fatto termina.
e pioggia speranza, coraggio o dolore, riuscirono a fermare la rabbia cattiva del rogo e dell'odio che lento cresceva, e vennero i figli della guerra e del male a nutrire la bestia d'egoismo occidentale. L'incendio fu ormai troppo grande per essere domato là, sulle montagne e nelle campagne dove tutto era nero, la gente confuse, il falso col vero, non c'era più un sogno, né idea né ideale, ormai tutto era nero, ormai tutto, tutto era uguale. Nascosto, l'uomo illuso era attratto e divorato dal mostro. Chissà se il buon senso ucciderà la creatura, del calore e delle fiamme caccerà la paura. Chissà se il futuro spegnerà questo incendio, caccerà questo male figlio del Novecento. Chissà se il futuro spegnerà questo incendio, caccerà questo male, male del Novecento. Seconda edizione della The Country Color Run a Rezzo Aglio. L'evento è a scopo benefico, si tratta di un'associazione, tutto il ricavato verrà devoluto a un'associazione no profit, Onlus, Cicogna Sprint. Cosa si tratta questa associazione? Di genitori. Tutto il ricavato verrà devoluto ai bambini del Gaslini, prematuri, un aiuto, quindi uno scopo bellissimo. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, 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 oh. Commento a freddo. Che blu dipinto di blu. Nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. Nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. Nel blu degli occhi tuoi blu. Thank you.
conoscete la storia di Colapesce? È una storia che mi sta molto a cuore, rappresenta la mia gioventù, rappresenta le mie radici. Sono importanti le radici, sapete? In riferimento al regno vegetale rappresentano la stabilità di una pianta. In riferimento al genere umano danno un senso alla vita. Sì, ma se stasera noi incontriamo la corriera, uno balza sull'arcione, l'altro acciuffa il postiglione, due sorvegliano di fuori, uno spoglia i viaggiatori e ce ne andiamo. Ma se siamo tre somari e tre briganti, si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Giustizia mosse il mio alto fattore, facimi la divina potestate. Frequentatore del partabaren, utilizzatore di donne a getto continuo, uomo incredibilmente stanco di tutto. Gastone, ho le donne e ne faccio collezione. Gastone, Gastone. L'attore canta storie da stazione, ma non stazionario. L'attore che inventa storie, le colora, le cambia ad ogni pubblico diverso o inverso, ad ogni loro reazione o emozione. Buongiorno, dottore, come vede sono affetto da questo grave difetto, questo fischio non mi abbandona e le donne ridono di me. Ah ah, caro signore, per i malati di fischietto ho brevettato questo apparecchietto. Permette? Glielo applico e vedrà, lei guarirà. Anche oggi non ci sono novità, stesse immagini rivissute mille volte. Io aspetto, tanto prima o poi arriva il controllore che ti chiede il biglietto e tu non sai se dargli quello di andata o di ritorno. Gli dai un biglietto qualsiasi, un biglietto scaduto, di un viaggio già fatto. Sciato di lassù, stu cori gustando. Forse non è stato un buon capo famiglia. Odorava di giumente, sapeva di polvere, di cortecce. Conosceva le fasi della luna, sapeva fare un innesto. A modo suo era più semplice che mandare avanti una famiglia. Lui non poteva parlare con me di scuola, perché lui non ci avrebbe potuto andare. Non poteva chiacchierare con me di sport, perché il suo unico sport era la zappa. Non mi poteva spiegare il valore di un libro, perché lui leggeva a malapena. Quando ero piccolo mi aggrappavo al suo seno sodo e ne traeva il succo che mi saziava. Poi alzavo la testa e vedevo una donna dal fascino selvaggio, capelli ricci e neri come reticolati, bianchi denti e labbra rosse e carnose come rose di maggio. Accelerato Ferrovita in partenza dal terzo binario. Beh, mi piace osservare il flusso ronzante di un'umanità che si sposta. Sì, il pendolare da sbuffante, lo studente il cui viso è nascosto da un libro di Kant. C'è sempre poi il viaggiatore della domenica, il quale vede il bello dietro anche gli escrementi dei piccioni. Giocheranno lassù negli stadi del cielo blu. Pozzano Appenninico, raccordo di terzo livello, ennesima replica pirandelliana dell'uomo dal fuori in bocca. Quando nell'attesa di un treno il capostazione mi faceva accomodare davanti il quadro dei comandi, in sottofondo la Senna. Ascoltavo da un mangianastri scassato una cassetta di chansonnier francesi,
l'unica che c'era in quel casotto. All'angolo mi spinge a stento, me la sbaglio, una becca distante, sì, ieri stavo meglio. E blemmacigno pensa fracassandomi una spalla, che la vita è proprio bella, sì, è proprio una beltà. Fare quattro chiacchiere, invece no, bisogna correre, andare, c'è un treno da prendere. E allora, approfittando di ogni dislivello del pavimento, cominciano a sballottare, a andare a finire contro gli altri visitatori, appesantiti anche da sacchetti di plastica oppure da dei pacchetti colorati che pendono ai loro lati e che li rendono ancora più recalcitrante e instabile alla volontà del proprio padrone. Il plotone d'esecuzione. Oh, in Maremma, quando i cinghiali sono troppi, mica ci stanno a discutere, li abbattono. È davanti al plotone di esecuzione che finalmente sentiremo il furbetto dire: no, prego, c'era prima lei, vada, 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 c'era prima lei, ma vada, vada. E va, e va, e se sì che piacere che me fa, magari qualche amico te consola, così tu fai la scarpa e lui te sola, io te ce manno sola, io te ce manno sola, sola senza di me. Vi saluto, eh. Si avvisano i signori viaggiatori che questo treno è soppresso. Eh sì, mi sento anch'io un pendolare. Suonava alle 8:30 ed io la vedevo ogni mattina, sì, nel suo giacchetto chiaro. L'aspettavo da dentro una bottega che faceva panini con le panelle calde a quell'ora ed io ne compravo uno e poi la vedevo passare svelta svelta con quella sua frangetta sbarazzina che gli solleticava il viso. Quanto t'ho amato e quanto t'amo, non lo sai, non l'ho mai detto e non te lo dirò mai. Nell'amore le parole non contano, contano. Invece niente, fine! Un giorno scorparve, non la vidi più. Ed io non ebbi nemmeno il coraggio di cercarla. Aspettai per mesi davanti al cancello di scuola. E per un po' la odiai, anzi no, la odio tuttora. Perché era come se mi avesse tradito, come se non gli importasse del mio cuore, dell'amaro che si sente in gola, che fa sentire la mancanza. Dei sentimenti antichi e nobili, e queste rughe in faccia parlano. Tempo che ormai non c'è più, lo so che tante volte io esagero, ma forse è un modo per difendermi da questo mondo pieno di ruggine. Ma sto biglietto, lo obliteriamo o no? Ma mi sta pigliando per il culo, ma tu guarda che scassamento di cabasisi. Oh, ma stamattina niscisti per rovinare a mia. E resti a occhi bassi. E gli porgi quel pezzo di carta mentre ancora accarezzi un copione senza epilogo. Il teatro è freddezza, aveva ragione Edoardo, come da quel finestrino. Tutto corre via. E non resta altro che un biglietto di andata.
e un paio di scarpe marroni. Bene, non mi resta che lasciarvi le previsioni meteo per la giornata di domani e la programmazione di Entella TV. Ricordo che l'informazione locale dalla nostra emittente tornerà domani alle 12.45 e alle 14.15 con il TG Tiguglio Gente, mentre in serata andrà in onda il TG Tiguglio tradizionale alle 19.30 e alle 22.45. Grazie per l'attenzione, a domani! Previsioni meteo per la giornata di domani, martedì 22 agosto. Permangono condizioni di cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso. Nella parte centrale della giornata probabili addensamenti cumuliformi, in particolare sui rilievi. Venti deboli in generale, rotazione dei quadranti meridionali con probabili brezze, mare poco mosso o localmente mosso, umidità su valori medi. Temperature previste sulla costa tra i 19 e i 30 gradi, nell'entroterra tra i 13 e i 29 gradi. Thank you.